Bentrovati ai telespettatori di Cilento Channel. Oggi ci colleghiamo con una persona speciale, una persona che purtroppo ha contratto il virus, ma che oggi è guarita, e mi riferisco ad Angelo De Filippo, cittadino della città di Sarno, che è stato ricoverato presso il Covid Hospital della città di Agropoli. Oggi Angelo è guarito fortunatamente dal virus e vuole raccontare la sua esperienza e trasmetterla, insomma, ai tanti telespettatori che ci seguono. Ma innanzitutto vuole fare un forte ringraziamento al personale sanitario che lo ha assistito durante il suo decorso ospedaliero. Salutiamo subito Angelo e lo ringraziamo per averci contattato per raccontare la sua esperienza. Ciao Angelo, buonasera, e buonasera anche a tua moglie che ti affianca. Buonasera. Allora Angelo, noi ci siamo sentiti prima di questa registrazione, ovviamente tu ci hai contattato perché è forte la tua volontà nel raccontare ai telespettatori di Cilento Channel questa esperienza, ma ancor di più per fare un forte ringraziamento, come dicevo poc'anzi, ai sanitari dell'ospedale civile di Agropoli, nello specifico il reparto Covid Hospital. Ma prima di entrare nel dettaglio del tuo arrivo ad Agropoli, vorrei fare un passo indietro per raccontare anche ai telespettatori come è partito, insomma, tutto, cosa è successo. So che tu i primi di novembre hai accusato alcuni sintomi, però mi farebbe piacere che tu lo raccontassi a chi ci sta seguendo. Infatti la mia iniziato i primi di novembre. Tengo a precisare che un ragazzo che non ha fatto, non sono fumatore e ho fatto sempre attività sportiva, quindi fondamentalmente un soggetto sano. E inizio di novembre, tornando da lavoro, ho avuto i primi sintomi, diciamo, febbrili. Anche considerando il periodo, mi sono subito attivato col medico di casa e ho seguito le indicazioni quando arrivo al protocollo, secondo protocollo medico. E niente, io non ho avuto né forti, non ho avuto né dolori al petto, niente di sintomatologia inizialmente. L'unica cosa che ho una febbre 37, nient'altro. Al che passare del giorno, all'improvviso, sono arrivati sintomi più importanti, febbre alta, e fortunatamente guardando la mia situazione. Al che valutando la situazione, abbiamo pensato di attivare prima che potesse arrivato il 118 a casa, hanno febbre alta, saturazione generalizzata, hanno valutato di ospedalizzare. E da questo momento è iniziata diciamo, il percorso di ospedalizzazione. Inizialmente la prima disponibilità è uscita all'ospedale Cacobelis di Vallo, dove è stato inizialmente ospedalizzato dentro Covid. La mia situazione degenerata, i medici a quel punto hanno pensato di preventivamente portarmi verso il centro di terapia intensiva di Agropoli, dove sono stato accolto. A questo punto ci terrei a fare una precisazione, perché all'ospedale di Agropoli sono stato accolto da tutto il personale, dal personale infermieristico, dalle OSS, da parte mia, un grande ringraziamento prima per
come sono stato accolto dal punto di vista umano, perché comunque non è un malato tradizionale, ti trovi isolato dal mondo, tipo di patologia. Per tutte le terapie che ti possono fare, primo che devi reagire, è avuto un grande successo morale da tutto il personale sia della terapia intensiva e sia dal personale quando sono stato fatto Covid di malattie infettive. A questo punto io ci terrei, perché per me è stato molto importante l'aspetto psicologico, al di là di ringraziare tutto il personale, ma ci teneva anche comunque a ringraziare la responsabile del reparto di terapia intensiva, la dottoressa Lambasone, che comunque anche lei ha avuto tante premure, attenzioni e sostegno come tutta la sua equip. E anche ci tenevo a ringraziare il dottor Yelmi Gianfranco, anche lui, per il supporto che mi ha offerto, cioè che mi ha modo che mi ha assistito quando sono stato anche ospedalizzato nel reparto di terapia di malattie infettive. E poi dalla professionalità che hanno avuto nei miei riguardi, ed è stato molto importante per superare questo virus che, come mi sono accorto, anche essendo io una persona sana di costituzione, sono stato aggredito così in modo abbastanza importante e anche veloce, direi, perché poi nel decorso della malattia, insomma, si è evoluto velocemente, perché dai primi novembre al 22, insomma, che poi c'è stato questo ricovero anche prima, però il 22, insomma, sei arrivato ad Agropoli presso il Covid Hospital. Io non avevo solo una febbricola, poi all'improvviso è degenerato tutto e non ho capito più nulla. E fortunatamente ho incontrato nel mio percorso, a dire la verità, vorrei anche ringraziare Villa Cobenis, anche se sono stato pochi giorni. Io posso dire che sono stato assistito bene sia umanamente, perché là sono arrivato allo stremo delle forze, sia professionalmente. Angelo, nei giorni in cui sei stato ricoverato, ecco, in questo reparto speciale, quali erano i tuoi pensieri? Che cos'è che si pensa in quei giorni in cui si è ricoverati? Quali sono le sensazioni? Ovviamente ricordiamo che questa non è una malattia come tutte le altre, non abbiamo la possibilità di vedere i nostri parenti e quindi di avere una parola di conforto. Li possiamo vedere attraverso il cellulare, insomma, il tablet, ma poi il rapporto fisico non c'è. Quindi in questi lunghi giorni di degenza presso il reparto speciale di Agropoli, come ti sei sentito? Quali sono stati i tuoi pensieri? Diciamo, sicuramente, comunque avendo un figlio di 11 anni, di 11 mesi, i pensieri andavano a loro, capito? E mia moglie. Per questo dicevo che il personale dell'ospedale di Agropoli mi hanno sostenuto in questa cosa, perché comunque stavo affrontando una battaglia, non un virus normale, tradizionale, oppure la classica malattia che si conosce. Cioè, io stavo combattendo un virus che mi sono accorto molto cattivo e di cui non sapevo niente, e ho visto tanta sofferenza dietro a queste, vi posso dire, linee, perché è una battaglia, e ho visto tanta sofferenza. Ovviamente insieme a te nel reparto c'erano altre persone che magari hanno avuto anche meno fortuna, insomma, sono state anche in terapia intensiva. Ricordiamo che tu sei stato in terapia subintensiva e poi fortunatamente sei riuscito a guarire e quindi ritornare a casa, ma altre persone, insomma, qualcuna non ce l'ha fatta, altre magari stanno ancora lottando per... Fortunate come me. Per questo dicevo, prima il sostegno morale, poi professionale, è stato psicologicamente molto importante per me, perché a volte i messaggi che arrivano a noi al di fuori di queste strutture non sempre arrivano in modo realistico,
Per questo ti ripeto, spero e mi auguro che la mia esperienza possa servire a chi l'ascolta a capire che questo virus non è da sottovalutare, perché ci sono sicuramente persone asintomatiche, tante persone che l'affrontano in modo molto più lievo. Pensavo anch'io di appartenere a questa categoria, ma mi sono accorto, nonostante fossi una persona di sana e robusta costituzione, oggi sono qua fortunato ad abbracciare di nuovo la mia famiglia, e ho visto tante persone che non sono state fortunate come me. Angelo, oggi noi ti vediamo di nuovo in sesto, insomma godi di buona salute, però ricordiamo anche a chi ci sta seguendo che tu... Non è finita qua. Che tu infatti quando sei stato dimesso dall'ospedale poi hai avuto comunque altre difficoltà per riprenderti, quando sei tornato a casa eri molto stanco, noi ci siamo sentiti insomma, quindi ricordo che tu me lo hai detto più volte, e quindi non finisce tutto con il tampone negativo e quindi la guarigione dal virus, ma poi ci sono tra virgolette altri sintomi che purtroppo alcuni si protraggono insomma per diverso tempo, per altri invece insomma spariscono velocemente. Tu come l'hai affrontato insomma il ritorno a casa? Allora, infatti, come tu stavi dicendo, sono tornata a casa nonostante la mia negatività, ero molto debilitato. Ti confesso che non avevo, diciamo, neanche la forza di abbracciare mio figlio, di sollevarlo. Capito? Però ancora ad oggi, a un mese, è un decorso che purtroppo una bronchite così bilaterale e distiziale, entrambi i polmoni, ha i suoi tempi e devi essere seguito, quindi ancora adesso a casa faccio attenzione, se è brutto tempo non posso uscire, mi affatico se esagero un po' nelle faccende di casa, quindi non finisce tutto con la dimissione, c'è ancora un percorso da seguire l'ammalato Covid, per questo bisogna fare attenzione secondo me. La tua spalla forte è al tuo fianco, tua moglie che ti ha sempre sostenuto, anzi grazie a lei tu hai avuto velocemente un'assistenza proprio perché lei ti è stata accanto e ha avuto dei campanelli d'allarme veloci sull'infezione. Sì, perché penso se fossi arrivato in ospedale in condizioni più gravi o estreme, sinceramente il mio decorso non so come sarebbe potuto essere, per questo è stata lungimirante nel vedere i sintomi, saturimetro e valutare la situazione, ha detto di intervenire, automaticamente attivare il 118 per farmi ospedalizzare, perché sennò ad oggi non so sinceramente. Ritornando invece al reparto Covid di Agropoli, quando tu sei stato ricoverato lì, qual è stata insomma la terapia che dovevi seguire quotidianamente? Avevi comunque bisogno di ossigeno, quindi hai avuto le bombole d'ossigeno a tua disposizione, ma poi oltre all'ossigeno insomma c'è stata qualche altra terapia che ti hanno fatto? Allora, non sono competente in materia, però posso dirti che dal momento in cui sono arrivato dalla terapia intensiva, che avevo bisogno di ossigeno, non riuscivo ad respirare autonomamente, i controlli erano tanti, soprattutto in terapia intensiva erano continui per valutare la mia situazione, era instabile, perché anche io ero un po' preoccupato che poteva degenerare in qualsiasi momento, quindi passare dall'ossigenazione all'intubazione. Però io da incompetente quello che ho notato è che venivo monitorato costantemente, analisi, controlli, terapia endovena, cioè io mi sono accorto che hanno fatto tutto il possibile per assistermi. Però ripeto, il loro aspetto morale, il fatto di incoraggiarmi e di starmi vicino, a un certo punto hanno fatto in modo di reagire anche, questo è quanto. Angelo, che cosa si prova quando ci si negativizza dal Covid?
quando ti hanno dato la bella notizia, che cosa hai provato? Qual è stato il tuo primo pensiero? E ovviamente è stata una festa, perché è stato l'ok, il campanello per riabbracciare di nuovo la mia famiglia. Questo è quanto. Ero il più felice al mondo e questo è stato. Ti vediamo davvero molto emozionato, però è bello, insomma, la tua testimonianza è importante, soprattutto in questo momento. E vorrei, prima di salutarti, che tu lasciassi un messaggio forte a chi guarderà questa intervista, a chi ancora oggi non crede in questo virus, a chi ancora oggi deride, chi purtroppo sta lottando contro la morte. Quindi a te lo spazio per l'appello a chi guarderà questa intervista a fare attenzione e a credere ovviamente nei sanitari, nei medici, insomma. Io per esperienza personale posso solamente dire che questa malattia ha un comportamento, mi sono accorto, anomalo, che nonostante sia un soggetto sano, sono stato così aggredito ferocemente e ancora oggi io non so il perché. Quello che io mi sento di dire, di prestare massima attenzione, perché nessuno secondo me ad oggi può dire io lo prendo e sono sicuramente asintomatico, di prestare massima attenzione, perché poi è un virus, come ho potuto vedere, cattivo. Quindi col mio auspicio che da questa pandemia ce ne possiamo uscire il più breve tempo possibile, però nel frattempo di prestare massima attenzione, perché nessuno, anche ai soggetti sani, per come ho fatto spesa sulla mia pelle e per tutti quelli che mi conoscono, di prestare massima attenzione, perché è un virus pericoloso. Angelo, se mi permetti, vorrei soltanto chiedere a tua moglie, proprio per farla interagire con noi, visto che comunque ti è stata di grande aiuto, e far capire, ecco, quanto è difficile avere una persona cara in un ospedale e non poterla vedere dal vivo, soprattutto con un bambino piccolo, e la paura che magari tutto vada non nel verso giusto. Ecco, signora, che momenti sono stati quelli che ha vissuto quando Angelo è stato ricoverato? Certamente drammatici, perché i pensieri volano. Non è stato semplice e per questo siamo qui a testimoniarlo entrambi. Mi scuso, ma si rivive purtroppo con questa intervista quanto le emozioni che ci hanno attraversato. Sono stati momenti non semplici. Ho gridato al mondo che non poteva morire mio marito, perché era destinato a dover fare il padre. Perché a tutti coloro che ascoltano questa intervista, veramente noi ci teniamo a sottolineare di non fare allarmismo, certamente, però è fondamentale prestare attenzione, la giusta distanza e le mascherine, quanto ci è stato raccomandato, perché è il minimo con cui potersi difendere. Quindi ci tenevamo a ringraziare la famiglia Buonaiuto, che la quale ci ha sostenuto, mi ha sostenuto nel momento appunto di difficoltà più profonda, quando ero da sola a casa insieme con il mio bambino, in isolamento, perché così prevede appunto il protocollo, insomma. È un intero paese che qui comunque mi ha fatto sentire, non mi ha fatto sentire da sola. È un grazie anche alla mia famiglia, ovviamente, che si è spesa. E anche ovviamente sì, alla nostra famiglia, sia di mia moglie, la mia, che ci sono stati vicini, però ripeto, essendo una malattia
che espone anche altre persone con i contatti. Mia moglie era isolata in casa, però comunque un nostro ringraziamento va anche a tutti quanti loro che ci sono stati vicini. Vi ringraziamo davvero per questa bellissima testimonianza, traspare, ripeto, la vostra forte emozione, il vostro legame, e il forte attaccamento alla vita, e quindi davvero tanti auguri, e spero insomma che Angelo possa riprendersi sempre di più e vivere felicemente la sua vita con sua moglie, suo figlio e ovviamente tutti i suoi familiari. Angelo, noi ti ringraziamo per la tua testimonianza e speriamo un giorno di poterci conoscere dal vivo, magari verrai qui ad Agropoli per ringraziare di persona un'altra volta i sanitari che ti hanno assistito, i sanitari del Covid Hospital di Agropoli con la responsabile Rosa Rampasola, ma anche con il dottor Gianfranco Pelli del reparto di malattie infettive, e magari ci potremo vedere per un'altra intervista sempre nei nostri studi, di persona però questa volta, per poter stringervi la mano e conoscerci di persona. Io grazie per questa opportunità. Grazie ancora.